Grazie. Allora? Ha detto che il direttore è nel suo ufficio, in fondo al corridoio, la seconda porta dopo il cesso. Ma sei sicuro di aver capito bene? Ah, non ti preoccupare, io questi libri li leggo a occhi chiusi. Buonasera, Tango. Il fatto, caro cugino, che il signore cattivo si faccia chiamare Tango nel paese del samba, ti fa capire immediatamente che razza di stronzo sia. Oh, oh! Però, mica male la Zamberga. È vero, è un po' più grande della mia cella. Siamo venuti fin qui a New Orleans a proporle un affare da $1,000,000. Io dico che l'affare puzza, ma... ma che in fondo è una puzza che non mi dispiace. Può dirmi dove posso trovare Mr. Vance, Mr. Elliot Vance? Se tu non accetti, questo affare salta e mandi in bianco anche me. Io non rinuncio a $1,000,000 per colpa tua, amico. Gentlemen, vorrei presentarvi il signor Greg Wonder e il signor Elliot Vance. Salve. Mr. Wonder, le presento Antonio Coimbra della Coronia, Iaz Vedo. Le labbra tue mi avrebbero sfiorato. Ah, sì, si disse, ma il fatto è che tu mi ammandrillasti e persi il teschio. Ah! Su, fai il bravo. Dimmi a chi devi portare questa informazione. L'hai fatta grossa, amico. Forse lei ha frainteso il mio saluto, John. Ah, è così che saluti, eh? Scendi! Cioè, che avete dei calzoni così? Ah, ho capito. Non volete far sapere al nemico che siamo in quattro qui dentro. Ecco. Via! Oh, mio Dio! Su, entra, morbidone! Ma che maniere! Dove è andato? Bel colpo! Alza i tacchi, scivola via! Dove vai? Vieni qui! guarda come si fa, dai, prova il coraggio. Su, prova, avanti, su. Vai. No, ma no, così, così. Rio de Janeiro, si, miglia, scherzi, samba, che tre, guai. Face to face with someone just as you can stand for joy.